Nuova edizione del nostro videogiornale. Queste sono le principali notizie della giornata. Bentornati. Sarcedo, grave operaio schiacciato fra due lastre. Un operaio è rimasto schiacciato fra due lastre di metallo mentre era intento in alcune lavorazioni all'interno di un capannone. A dare l'allarme i colleghi e i responsabili presenti sul posto, dove è giunta subito un'ambulanza del 118. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Sant'Orso. Chiampo, oggi l'addio all'operaio morto sul lavoro 10 giorni fa. Arso saluta Giuliano Pandolfo. Si sono celebrati oggi a Chiampo le esequie del 49enne dipendente di Meccanica Lovato, morto sul colpo 10 giorni fa mentre lavorava ad un macchinario. Dopo gli accertamenti e le rilevazioni dei tecnici dell'ospedale, si è dovuto attendere l'autopsia sul corpo dell'operaio, infine il nulla osta dalla procura di Vicenza. Valdagno, 21enne, in cerca di sballo, chiede 200 euro di erba. Il pusher le consegna erba di campo. La giovane valdagnese si è recata in caserma dei carabinieri a Vicenza per segnalare il raggiro dopo aver acquistato da uno spacciatore della finta marijuana. In realtà si trattava di erba raccolta dai campi. Per lei e il fidanzato, rei confessi del consumo della sostanza vietata, è scattata la segnalazione al prefetto. Per il venditore, nessun reato commesso. Barbarano Mossano, blitz nella baita degli alpini, in tre tentano di rubare alcolici. Tre ragazzi sono stati fermati ieri a Ponte di Barbarano dai carabinieri che li stavano osservando mentre entravano di nascosto nella casa degli alpini, forzando una porta. Miravano ad alcune bottiglie, ma la pattuglia è intervenuta bloccando i loro intenti. L'unico minorenne denunciato ha 14 anni, gli altri due più piccoli non possono essere imputati. Cosina Centauro di 79 anni muore poco dopo la caduta in moto, si era rialzato poi il malore. Si tratta di Giuseppe De Pretto di 79 anni che sabato poco prima di mezzogiorno sembrava essersi ripreso autonomamente dopo una scivolata sull'asfalto all'interno di un tunnel sulle strade bellunesi a Ponzasio. Improvvisamente si è accasciato al suolo senza più riprendersi, morendo all'ospedale. Valli del Pasubio, escursionista scivola, si ferisce scendendo sulla strada delle 52 gallerie. Disavventura per un 43enne bresciano scivolato malamente all'altezza della 19ª galleria. La centrale operativa del 118 è stata allertata dall'amico che era con lui intorno alle 15. Il soccorso alpino di Schio è arrivato, il 43enne ha riportato una probabile frattura della caviglia. Sueville, la brutta storia di Bruno, il meticcio nero prima rapito, poi picchiato e abbandonato. Il cane era stato rapito dalla casa dove era cresciuto da un ex parente della proprietaria per poi venire malmenato senza ragione. Responsabile dei fatti, un 44enne di Schio ritrovato in stato alterato nella sua abitazione la notte successiva. Vicenza, lavoro nero, violazione delle misure anti-Covid, stop e multe salate al CA di Dennis. Ad effettuare il controllo i carabinieri della compagnia di Vicenza e il nucleo ispettorato del lavoro nel locale, il cui legale rappresentante un trentenne, il gestore un 37enne, entrambi di Thiene, erano presenti due lavoratori in nero su tre. Veneto, scuole d'infanzia, Donazzano, una su tre rischia di non riaprire. L'assessore regionale Donazzano ha incontrato i rappresentanti regionali della Federazione Scuole Paritarie dell'Infanzia. Forte la preoccupazione per la copertura dei periodi di sospensione dell'attività per i dipendenti. Le settimane previste dai decreti governativi e gli ammortizzatori coinvolti non coprono infatti del tutto i periodi interessati. Arzignano, 4 stagioni, via il concorso fotografico. L'iniziativa parte dalla giunta comunale e mira a coinvolgere i cittadini di tutte le fasce d'età. Le foto, anche amatoriali, saranno giudicate dagli amministratori inseriti nelle 12 copertine degli altrettanti mesi suddivisi per stagioni. Il concorso scade il prossimo 31 luglio.
Tiene, gli alpini alati si lanciano dal cielo di Tiene, prove di caduta libera da 4.000 metri. Membri del reparto speciale, ranger del 4 reggimento alpini paracadutisti si sono spostati alla base dell'aeroporto Ferrarini di Rozzampia, da dove salgono a 4.000 metri di quota per poi effettuare i lanci di addestramento previsti. Si tratta di un corpo dell'esercito italiano abituato ad operare in condizioni estreme in montagna, sui ghiacciai, terra e cielo. Veneto, da Protezione Civile e Poste Italiane, migliaia di mascherine a maturanti e docenti. In Veneto sono già state recapitate nei giorni scorsi poco meno di 400.000 mascherine in vista dell'inizio della prova orale, con i primi maturandi a presentarsi nelle aule sanificate predisposte a partire da domani. Chiampo, chi la durona la vince, celebrati sabato scorso in auditorium i produttori dell'Ovest Vicentino, suddivisi in due categorie in base alla qualità delle ciliegie, durona e ferrovia. Un concorso contrassegnato dalla solidarietà con l'abbinamento riso ciliegia preposto a tutti, il ricavato è devoluto in beneficenza alle famiglie del paese in difficoltà economiche. Tiene, la cultura riapre dopo il virus. In biblioteca dal 5 maggio scorso, disponibili infatti i servizi di prestito e restituzione, dall'8 giugno nuovamente accessibili anche sosta e studio, con distanziamento di un metro e mascherina. Più complicata la ripartenza del Teatro Comunale di Tiene. Intanto sono già riprogrammate una serie di spettacoli, compreso quello dei Momix. Previsioni meteo, altra settimana all'insegna della marcata instabilità su tutto il territorio vicentino, temperature in calo, piovaschi diffusi. Schio, realizzati a Schio alcuni componenti del modulo di rifornimento NASA per SSI. È stata la Ecor International di Schio a realizzare infatti alcuni componenti del modulo di riferimento per la NASA, Stazione Spaziale Internazionale. L'azienda vicentina ha prodotto i tubi rigidi sagomati in lega di titanio del circuito di propulsione del veicolo, che rifornisce la stazione con viveri ed esperimenti. Ecco, nazionale, in Gran Bretagna la definiscono una major B-Trough, una svolta molto importante. Si tratta dell'ultima novità tra le cure salvavita contro il Covid-19, uno steroide a buon mercato e facilmente reperibile che fa sperare nella sopravvivenza di migliaia di malati più gravi. Mafia Capitale, torna libero l'ex terrorista nero Massimo Carminati. Detenzione finita per Massimo Carminati, l'ex terrorista al centro dell'inchiesta Mafia Capitale, che torna in libertà dopo oltre 5 anni e 7 mesi di carcere. Sport, calcio, la UEFA ha deciso Final 8 di Champions a Lisbona, Europa League in Germania. Si è aperta un'altra settimana importante per il calcio italiano e per quello europeo in generale. Cassa integrazione, il Consiglio dei Ministri approva il decreto. Il Consiglio ha approvato infatti il decreto legge che introduce ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale. Per il momento è tutto, a risentirci.